Io sono Spiku. Spiku è un nome che deriva dal mio cognome che ho dovuto accorciare perché siccome... Questo, quello che faccio, è un gesto che mi ha consigliato la mia analista, vabbè perché io vado in analisi, e serve per scaricare la rabbia perché in me c'è tanta rabbia dentro. Ciao mami, Tibi Tibi, sei qui nel mio cuore perché io amo mia madre e anche lei ama mia sorella. Io ho un rapporto bellissimo con mia madre e con mia sorella e entrambe veniamo trattate in famiglia allo stesso modo, non è vero? Ad esempio, e mia madre ci regala sempre tanti bei vestiti, solo che io non li posso mettere perché sono tutti della taglia di mia sorella. Ma perché lei è più magra di me, più bella di me e poi riceve sempre un sacco di complimenti, tant'è che arrossisce sempre, io invece non arrossisco mai perché nessuno me li fa. Ad esempio, quando vado dal parrucchiere, mia madre mi chiede dopo se mi hanno schiaffeggiata in testa. Ma perché lei si preoccupa per me. Comunque, la mia analista mi ha detto che un'anima deve per forza occuparsi della propria bellezza. E allora mi ha consigliato di occuparmi del mio aspetto. E così io sono andata in un negozio di cosmetici, che il nome non lo dico, e appena sono entrata mi hanno subito detto: ciao, vedo che hai le occhiaie trascurate. Abbiamo un correttore per gli occhi e uno per gli occhiali da sole a 99 centesimi. Lo vuoi provare? Poi mi hanno spiegato che ci sono tanti tipi di rossetto. Ciao! Abbiamo un rossetto per il bacio stampo lucido senza sbattere, lo vuoi provare? 99 centesimi. Ho speso 343,99 euro. Poi però, quando sono tornata a casa e ho messo lo smalto, ho iniziato a fare: è arrivata l'estate, abbiamo uno smalto ad asciugatura rapida ventilata, lo vuoi provare? Ho parlato con la mia analista di questo episodio e insieme abbiamo deciso che forse è meglio non più una terapia d'urto a base di cosmetici, ma di psicofarmaci. Perché io amo mia madre e anche lei ama tanto me. No, lo smalto, no, mia sorella. Ciao mami, ciao. Spiku!